Con il tempo sto imparando a controllarlo, a usarlo. Spero solo che non sia tardi. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Infamous. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati le scorse puntate con noi che abbiamo iniziato a fare tutte le missioni che ci permettono finalmente di iniziare ad avere dei potenziamenti utili, tra cui il tocco curativo, che per carità non è il migliore dei potenziamenti che avrei voluto ricevere, ma sicuramente schifo non ci fa. Ci permette anche di catturare nemici, ma soprattutto finalmente possiamo iniziare a liberare un po' tutte le zone grazie anche alle missioni secondarie. Come state vedendo, ho iniziato a farne alcune off screen, ma soprattutto iniziamo ad avere le prime missioni che ci portano avanti nella trama, ma soprattutto, dove sei? Ci permetteranno di sbloccare altri potenziamenti. Eccoci arrivati alla prossima missione, che tra l'altro, per quanto mi piaccia il primo Infamous, io sinceramente non vedo proprio l'ora di giocare Festival of Blood. Credetemi che fra tutti sarà anche quello che dura di meno come capitolo, visto che comunque è un simil spin-off, diciamo, ma è fighissimo, non vedo l'ora di rigiocarlo. Giochi psicologici. Ci sono malati ovunque. E l'acqua della fontana è nera. Ma va. Ok, vieni via da lì. Dobbiamo trovare una soluzione. L'unica cosa che farò, Moia, è andare ad aiutare quelle persone. Altro che andarmene via. Che bello. È tutto nero, sembra Katame. Andiamo, respira. Mi chiedo perché la gente voglia proprio berla. Che Ehi, ci ciao. Fai tu? Sono venuto ad aiutare. Voleva che vedessi che succede alla fontana. Chi è Moia? Non importa. Guarda, Trish, so cosa ha detto quel tipo di me. Mia sorella è morta a causa tua. No, giuro, non sapevo. È morta a causa della bomba. Non voglio sentire. Vuoi essere d'aiuto? Bene, allora chiudi quella valvola. È incastrata e non gira. Quel liquido nero entra nella fontana da lì. Va bene, ci penso io. Ottimo, ora il liquido nero ce l'ho io. Ti prendo un solvente dalla mia auto. Seguimi. Aiutami però, non correre via. Ti stavo osservando. Aspettavo questo momento con impazienza. Chi sta facendo? Lady. Ma va. Ti detesta. Il tuo potere spaventa. Non ti amerà mai. Che novità. Posso farlo dimenticare, sai. Tutto ciò che avete condiviso spavento come un sospiro. Niente più dolore. Niente più sofferenza. Certo, certo. Tu non sei reale. Purtroppo per te è reale. È l'ultima volta che ti aiuto, Cole. Se ti riempi ancora di quella roba, dovrai aspettare che svanisca da sola. Perfetto. Grazie dell'aiuto, tesoro. Ho sistemato la fontana, Moia. Ho dovuto chiudere. Voglio la seguirla, voglio vedere se scompare. Ci sono altre due condotte nell'area. Ricevuto. Le chiudo e vediamo che succede. Non posso aiutare nessun altro? Io dico di sì. Vieni qui che ti aiuto. Ecco fatto. Io sono una brava persona, per quanto la gente non lo pensi. Un frammento è qui. L'altro frammento è sugli alberi. Cosa incredibile che poteva fare col e non potevano fare i primi Assassin's Creed. Andare sugli alberi. Mi serve un ultimo frammento. Dove lo posso trovare? Ecco fatto. Dai. Puff! Speravo di farlo esplodere, ma non è andata a buon fine, vedo. Muori! Perfetto! Cambiamento karmico, siamo diventati un campione e siamo sbiancati un pochino.
Allora, ho visto che c'erano altri nemici o sbaglio? Vabbè, chi se ne frega. Dov'è? Eccolo qua. E se avessi una telecamera. Altro frammento trovato. Altro nucleo ottenuto. Ecco qua, un'altra valvola. Che sicuramente ci schizzerà in faccia. E quando mai? Perché non schivare, Cole? Sento il tuo cuore spezzato, Cole. Così tante emozioni intrappolate senza via di fuga. Ecco fatto. Tequila. Minchia. Ma che palle. Ma io c'ho la riduzione ai danni. Com'è possibile che mi becco tutto questo? Io c'ho la riduzione ai danni abbastanza buona, che cacchio. Com'è possibile? C'è il 20% e mi sciottano fra un po'. Chissà, forse è il caso di aumentare i tuoi danni? Può essere. No, il fatto che sono morto mi ha tolto. Oh, cacchio. Aspetta, però basta che li uccido di nuovo. Il fatto che sono morto mi ha tolto lo stato di campione. Sparo virtuosi, colpi alla testa concatenano il flusso elettrico dei nemici vicini e richiede livello campione superiore. Beh, pensavo fosse meglio in realtà, pensavo aumentasse il danno. La cosa assurda è che abbiamo riduzione ai danni al 20%, eppure prendiamo tutte quelle botte. Prendiamola al 30 e speriamo di resistere di più. Ritorniamo alla nostra missione attuale e chiudiamo questa valvola. E ovviamente Cole non schiva perché è furbo. Perché lui le lezioni le impara. Vai, 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 scappa, scappa. Sento che adesso così tante sei debole. Intrappolato senza via di fuga. Madonna mia, che colpo. Ami. Lei non è il tuo livello. Tu non meriti di me. Il conduit merdoso. Zitta. Sei completamente solo, sai? Beccati questo. Nessuno intorno a te. Né alla ragazza. Né al cassone a casa. Né alla donna sotto il ponte. Né a tua madre. Ti ho sempre amato, Cole. Sempre. Certo. Comunque. Grazie, mi fa piacere avere un'ammiratrice. Ce lo vai via. Mi fa piacere avere un'ammiratrice così affezionata. Chiudiamo anche se questa valvola. Quella valvola, quella merda mi esploderà tutta quanta in faccia. Farà male, mi stordirà di nuovo. Però potrei costringere questo tipo a farlo. No, fai, fai. Tanto voglio dire, peggio di così, Cole, come può andare? Non potrà farmi tacere per sé. E questo è vero. Col tempo riuscirò ad aprire una crepa. E quella crepa si estenderà. E si allargherà. E poi lo verrà giù. È certo. È solo questione di tempo. Certo, tesoro. Venite qua, dai. Ora che le valvole sono chiuse, vi curo io. Quei maniaci a immettere quella roba nel sistema. Sono scemo. L'unica linea idrica primaria passa sotto Memorial Park. Entra nel tunnel e cercala. Ci penso io. Ecco fatto. Non conosci non quello vero. Te lo insegnerò io. E poi devo potenziare le granate. Capirà che cosa si è perso. Devo potenziare. Ho sbagliato. Scusami. Non volevo agganciarti, volevo curarti. Ecco fatto. Vieni qua. Ah, è già morto, perfetto. Tu no, invece. Madonna. Ho un filo esagerato. Beccati questo. Ma che ci fa qui un civile? Vai via. Ok, ho bisogno, esatto, di un po' di energia. Vi
Vieni qua. Ok, non dovevo ucciderli con l'acqua, ma chi se ne importa ormai. Perfetto. Muori. Tanto il civile che era qua sicuro ormai. Vi chiedo scusa. Minchia. Ma basta. Dio mio. Meno male che si sono rialzati, va. Becca di questo. Ho bisogno di... ecco, un po' di cura. Perfetto. Perfetto, stiamo peggiorando in maniera orribile. Non capisco se mi stanno ferendo veramente oppure solo un'illusione. Allora, lui no, lui non era vero. No, lui forse sì però. Ok, inizia a essere un filo complicato distinguere la falsità dalla realtà. L'ho ucciso? Perfetto. Ma come fai a essere ancora vivo? Bisogno di un pochino di energia. Bisogno di ricaricarmi. Deve essere da lì che viene l'epidemia. Dai, un po' di elettricità, che cazzo. Per fortuna, ecco, esatto, mi sono ricaricato. Ma guarda, eccola. Quando ne hai bisogno mai, eh. Porca miseria. Ecco fatto. Che dobbiamo fare? Autopompa distrutta. Un tipo di agente per controllare la mente. Sembra organico, ma non so come facciano a produrlo. Sì, beh, di sicuro ha fatto effetto su di me. Torno da Zeke. Mi sta scoppiando la testa. Missione completata. Le tue azioni ti hanno reso leggermente più eroico. Zeke, dove ti trovi? Ho bisogno di lavarmi. Oh, ma guarda un po'. Pacco nascosto. Una missione attiva, eh? Ah, pensavo... oddio. Proprio quello che cercavo. Sì, certo. Trova il pacco nascosto. Dov'è il cartello rosso? Eccolo qua. Però scusami. No, dai, scusami. Non è il... vabbè, guarda. Quello non è il cartello rosso, però vabbè. Abbiamo sbloccato un'altra area in cui non appariranno i nemici. Zeke, ho bisogno non di aiuto. Non puoi ridare la radiosfera ai federali. Ho scelta. Amico, sai cosa ci faranno con una cosa così? Chi se ne frega, aiutami. Se hai coinvolto il Pentagono. Si tratta dell'arma definitiva. E certo. Cosa suggeriresti, Jedediah? La nascondiamo sotto il divano. Jedediah. Sua mamma mi chiama Jedediah, ma ora non importa. Ascolta, io dico di forzare quella bellezza e dare a tutti dei poteri. È l'unico modo per non essere fottuti. Certo. Beh, per me siamo già fottuti. Ogni uomo è colpevole di tutto il bene che non ha fatto. Un po' populista questa affermazione, eh? 15° giorno. Ho indicato sul tuo GPS la prossima sottostazione, Cole. Non dovrei cercare John e la radiosfera. Considera la questione nel suo complesso. Ogni volta che ridai corrente a una zona della città, i tuoi poteri aumentano. È vero. Vale la pena investirci un po' di tempo. Esatto. Ti richiamo quando hai riattivato la sottostazione. Va bene, ci sentiamo, Moira. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.